Vittoria netta sul centro-sinistra al Senato, in Regione Campania, per il Popolo della Libertà, che però si è visto ridurre il bottino delle precedenti elezioni politiche. A fronte del 48 e 78 del 2008, infatti, stavolta il PDL si è fermato al 30,31 su scala regionale, vincendo comunque anche in provincia di Salerno con il 29,42 nell'ambito di un quasi 40% di coalizione, confermandosi primo partito. Un calo di consensi anche alla Camera dei Deputati, dal 48 e 67 del 2008 al 29 e 79 del 2013 in Campania 1, risultato analogo anche in Campania 2, la circoscrizione salernitana, dal 49,52 del 2008 al 28,13 di oggi, anche in questo caso primo partito con un dato superiore all'intera coalizione di centrosinistra. Situazione simile in provincia di Salerno, dove il Popolo della Libertà si è attestato sul 28,18, 6 in più rispetto alla PD. Un risultato che però va valutato, secondo Mara Carfagna, ex ministro e ormai leader a livello provinciale del partito e non solo, alla luce anche dei sondaggi di pochi mesi fa che davano invece il PDL sconfitto. Il risultato del Popolo delle Libertà non può che essere considerato un risultato straordinario, considerato il fatto che soli 2 mesi fa quasi tutti i sondaggisti ci davano al di sotto, ben al di sotto del 20%, quindi c'è stata una rimonta straordinaria in tutta Italia grazie ovviamente alla campagna elettorale che ha fatto il presidente Berlusconi, una campagna elettorale mediatica e territoriale che è riuscita a riportare nell'alveo del centrodestra, del Popolo della Libertà, tanti elettori indecisi, tanti elettori che si erano allontanati, tanti elettori che erano rimasti delusi dal Popolo della Libertà. E anche a Salerno, in provincia di Salerno, il risultato del Popolo della Libertà è stato sicuramente un risultato straordinario, considerato anche il fatto che poco più di un mese fa il Popolo della Libertà aveva comunque subito uno scossone a causa della scissione di Fratelli d'Italia, eppure in pochissimi giorni, mettendo su una squadra forte, appassionata, motivata, siamo riusciti a fare, credo, una buona campagna elettorale, quindi a raccogliere sicuramente una percentuale di consensi che ci soddisfa moltissimo. A livello nazionale, il quadro generale complessivo ovvio che desta preoccupazione, perché non siamo di fronte ad una situazione di stabilità e di governabilità, e questo ovviamente ci preoccupa in un momento in cui il Paese invece avrebbe bisogno di un governo forte, di un governo stabile. Numeri che hanno consentito al PDL in ogni caso di centrare un brillante risultato al Senato con 16 senatori, mentre la vittoria alla Camera è andata comunque al PD, che ha prevalso su scala nazionale in base alla legge Calderoli. Tra i riconfermati anche Enzo Fasano, che non partiva con i pronostici della vigilia, inserito al 18° posto in lista, 17° se non si tiene conto di Nicola Cosentino. Un risultato che conferma un dato importante, e cioè che il centrodestra è ancora nella mente e nel cuore di almeno 9 milioni di italiani. Questo è un dato incontrovertibile. Poi naturalmente il voto ha dato anche delle indicazioni importanti per quanto riguarda il voto di Grillo, che è un voto importantissimo e del quale si deve tenere conto, e ha dato una indicazione di una sconfitta netta della proposta politica di Monti.